Bentornati ragazzuoli, oggi faremo il secondo boss del gioco, ovvero scopriamo insieme chi è. Vabbè, io lo so di già chi è, questo strano. Ok, vabbè, che leggo a fare, sono i soliti consigli del cazzo. Ora, questo è un boss che, oddio, non ricordo niente, quindi forse prenderemo il nostro primo rango B. Ma vabbè, intanto il mio obiettivo è completato, cioè quello di fare la classica intermedia senza mai prendere una B o una C. Quindi ora se prendiamo B va bene lo stesso. E il boss di questo... di questa era, è niente proprio di meno che Perfect Chaos, boss finale di Sonic Adventure. Allora, non lo ricordo per niente Perfect Chaos, come già detto poco fa, quindi... aspettiamoci a fallire un sacco di volte. Come sapete, Chaos è quel mostro rompicoglioni che assorbe l'energia di Chaos Emerald e cambia continuamente forma. All'inizio si chiama Chaos 0, poi Chaos 1, Chaos 2, Chaos 3, Chaos 4, fino ad arrivare a Perfect Chaos. Eccolo, guardate laggiù che ci attacca. Usando l'acqua, sì, perché Perfect Chaos usa l'acqua. E vai, c'è anche una musica alla Sonic Adventure! Sto usando il turbo, mo. Ciao, vai! Primo colpo andato. Però... dai, ma perché non fai lo scatto fulmineo, come cavolo si chiama? Quello di proseguire dritto verso una fila di ring. Allora, ora stiamo attenti. Perché si può cadere nel vuoto. Infatti, guardate, sono i cartelli di Sonic che sprofonda ovunque. Checkpoint, bene. Evitiamo il tentacolo d'acqua, vai! Non lo conosco quasi per niente, Perfect Chaos. Anzi, tutto quello che ho detto è quel poco che so di lui, perché... vai! Secondo colpo andato! Ora c'è il terzo che è il più difficile. Bisogna fare attenzionissima, perché con i suoi tentacoli ci solleva. Ecco, dobbiamo correre sull'acqua usando lo scatto. Ecco, siamo morti. No, ma perché? Ma Sonic, ma cosa fai? Afferralo quel cazzo di coso, dai però. Ah. Catroia. Sonicchino mio, così non ci siamo. Vai, checkpoint. Ora però non ho turbo, quindi dobbiamo correre normalmente. Vai. Terzo e ultimo colpo andato! No, forse ce n'è un quarto, se non mi ricordo male. Sì, sì, c'è un quarto colpo, ragazzi. Ora, come potete vedere, ha sollevato con i suoi tentacoli tutte le piattaforme. Noi siamo qua giù. Dobbiamo fare molta attenzione. E fa prendere giuste tempistiche. Questo va fatto con tranquillità, ragazzi. Attenzione. Vai. No! Ci ha distrutto le piattaforme. Vecchio stronzo. Vai. E vai. Quarto colpo andato. Purtroppo non è stata una buona battaglia, diciamo. Siamo morti due volte e ci abbiamo messo anche due minuti. Addio Perfect Chaos. No, invece, ragazzi, ancora grado A! Grande, invece, pensavo di aver fatto uno schifo totale, invece abbiamo fatto ancora un grado A per un'altra volta, ma la prossima volta scommetto che non ci andrà così bene, perché ci dovremmo rivedere con Shadow the Hedgehog, e quella battaglia rivale lì, tra le tre, secondo me, è la più difficile che c'è. Perché bisogna avere una marea di pazienza... Plant, Sky Sanctuary, Speed Highway. E non ce la faccio a dire in tempo i nomi. Ed ecco che il mostro misterioso se ne va
alla conquista dell'era moderna. Sta per prendere un Chaos Emerald, ma l'ha respinto. Ragazzi, guardate, questa è l'era moderna. Ci sono tre. Ci sono le ultime tre zone del gioco. Scommetto, è la verità. Cazzo. Sembra un compito giusto, giusto per voi. L'avventura è troppo facile, non ci diverto. Ditemi una volta in cui il Chaos Emerald non hanno risolto i problemi nei giochi di Sonic. Cazzo. No, seriamente. Chaos Emerald, insomma, ha risposto a tutto nei giochi di Sonic. Ora procedere alla prossima area ed esplorarla. Va bene, ragazzi. Però noi ci rivediamo nella prossima parte. Ah, Chaos Emerald Blue. Ci rivediamo la prossima volta con Shadow the Hedgehog, il riccio ultramilanista convinto. Ciao!